Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: dramma oltreoceano, Meghan è terrorizzata per la piccola Lilibet. La bimba ha ereditato la stessa malattia di Harry. Preoccupazione nella famiglia Windsor-Markle. Meghan e Harry. Meghan Markle preoccupata per la sua neonata. La bimba ha ereditato la stessa malattia di papà Harry. Ecco di che cosa si tratta. Meghan Markle preoccupata per sua figlia. Tra le coppie di reali più amate e chiacchierate allo stesso tempo, vi è sicuramente quella composta da Meghan Markle e il principe Harry. I due, che attualmente vivono oltreoceano, più precisamente in California, dopo il loro matrimonio hanno deciso di porre fine alla dipendenza economica e sociale dalla corona britannica per cercare di vivere la vita da persone comuni. Harry e Meghan. I duchi del Sussex, che continueranno a mantenere ancora questo titolo nobiliare regalatogli dalla regina Elisabetta il giorno delle nozze, sono genitori di due splendidi bambini, Archie e Lilibet. Proprio la secondogenita sta preoccupando i suoi genitori, la bimba ha ereditato purtroppo la stessa malattia del principe Harry. La famiglia Windsor è terrorizzata. Che cosa potrà succedere alla piccola Lilibet? Non arrivano purtroppo buone notizie per la neonata. Scopriamo di più nei dettagli di che cosa soffre la pronipote di Queen Elizabeth. Il dramma della piccola Lilibet. Lilibet Diana Mountbatten Windsor Markle è la secondogenita del principe Harry e di Meghan Markle. Nata il 4 giugno del 2021, è la gioia più grande di mamma e papà insieme al primogenito. Lilibet. La piccolina sta preoccupando non poco la sua famiglia. Harry e Meghan hanno scoperto che Lilibet soffre della stessa patologia del principe. Ma di che cosa si tratta? Il secondogenito di Lady Diana e del principe Carlo è affetto fin da piccolino da ipermobilità articolare, una condizione ereditaria che impedisce, a chi ne soffre, di avere un controllo normale delle articolazioni che possono estendersi oltre a quelli che sono considerati i normali limiti fisiologici. Chi soffre di questa patologia può andare facilmente incontro a fratture, lussazioni o rotture articolari. L'ipermobilità articolare colpisce particolarmente spalla, polso, ginocchia ma anche le dita di mani e piedi. A quanto pare, anche la piccola Lilibet soffre di questo problema. L'ipermobilità è causata da una modifica di una proteina che è presente nel nostro corpo, il collagene, che serve a sostenere i legamenti. Se non c'è abbastanza collagene, le articolazioni risultano fin troppo elastiche. La secondogenita di Harry e della Markle, deve fare dunque i conti con questa problematica che i genitori speravano non toccasse a nessuno dei loro figli. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.